Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Gian Paolo e questo ovviamente è Ciccio Pinza. Ciccio Benza sempre sulla Desert X, Ciccio Benza ancora nelle Marche, Ciccio Benza all'inseguimento di questa banda di scannati van per lo sterrato. Ma volevo fondamentalmente fare un rapido recap, una sintesi un po' della mia piccola esperienza in enduro, no, enduro, off-road leggero col Desert X. Ci sono un sacco di cose fighissime, sono veramente contentissimo della moto, di come è andata, di come va sullo sterrato, si comporta veramente bene, motore, ciclistica, elettronica, è tutto veramente eccezionale. Mi trovo però un po' in difficoltà per quanto riguarda alcuni aspetti della moto che nessuno ha mai sollevato in altri video, l'ho visto su YouTube. E cioè, il primo punto fondamentale, secondo me il più grande difetto che ha la moto, in assoluto, che è la regolazione della leva del cambio. Ha sostanzialmente solo due posizioni che possono essere scelte e che sono tipo basso e un po' meno basso. In che senso? Ma pur avendo il mille righe e l'asta di rinvio, questa è in una posizione tale per cui batte col shoe carter se si prova a spostare di mille righe anche di una sola posizione. Magari in clubhouse vi faccio vedere bene il dettaglio. E questa è una fregatura incredibile, perché nel momento in cui una persona grande e alta come me, con una taglia importante di scarpe, indossa uno stivale da moto molto grosso, non riesce più a cambiare né l'assoluto, mente meno in piedi. E questo è un grossissimo limite veramente. Mamma Ducati qua ha fatto una cavolata, perché è un'asta molto cheap, economica, e veramente potevano pensare da subito qualcosa di più figo e di più regolabile, come per esempio là invece per la leva freno, che è veramente figa. Gli altri due problemi sono lo stacco della frizione, che è un po' strano, probabilmente devo regolarlo, devo capirlo, ma non so, è un attacco che non mi dà tutto il feeling che vorrei. I freni, che sono iperpotenti, anche troppo per fare sterrato, però si sono comportati veramente molto bene. E poi per quanto riguarda la posizione in piedi, ovviamente per le persone molto alte come me, io sono 1,86 m, si rende necessario sicuramente installare un riser e probabilmente anche un manubrio più alto con una piega maggiore, una piega alta. Questo perché in piedi mi rendo conto che soprattutto in discesa la distanza per arrivare al manubrio con le mani, le braccia tese, è troppa, e quindi sto in una posizione che è troppo comoda. Questo è un po', se volete, un limite per chi è molto alto. E quindi questi sono pregi e difetti, se volete, della Ducati. Io mi sono trovato veramente molto bene, per quanto sono un neofita la moto mi ha aiutato veramente tanto. Devo dire che il peso sinceramente per me non è stato un elemento significativo, probabilmente con una moto più leggera avrei fatto più facilmente le strade, ma comunque trovo la moto veramente incredibile. Sono veramente contento di questo acquisto finora. Ovvio che ci sono appunto dei difetti, ma come in tutte le moto, devo dire la maggior parte di questi difetti è semplicemente trovare la regolazione, la posizione giusta. Quello della leva del cambio è veramente una mancanza, una caduta secondo me di stile per una moto del genere. Incredibile il cruscotto, veramente digitale, ha un sacco di funzionalità molto molto fighe anche in off-road. Mi piace molto, anche se la accessibilità dei comandi sul blocchetto sinistra non mi piace, non mi convince. Oh, guarda che bello il mare. Guardate che cazzo di posto incredibile. E quindi, come ho detto, vediamo un attimino nel dettaglio, magari guardando la moto, quali sono effettivamente tutti questi difetti che ho riscontrato, insomma, sulla moto. Tanto scendiamo. Ah, là. Scendiamo in clubhouse, accendiamo tutte le luci. Andiamo a vedere un attimino la situa, qual è? la situa è questa, la situa è tanto bella, una volta le belle, una dietro l'altra in fila come i soldatini. E li mettiamo in fila come i soldatini. La Desert è l'ercia che non ho ancora pulita, non ho ancora lavata. Ho appena preso un'idropulitrice nuova perché
veramente devo lavarla, non l'ho proprio più toccata da quando l'ho scaricata, da quando l'ho scaricata dopo il giro. Vabbè, qua c'è la nostra multi, lì c'è la futurazza, qua c'è l'idropulitrice nuova. Vediamo un attimino. Ecco qua, guardate, vedete? Questi sono i due fori che si possono regolare. Questo era il primo foro dove era impostata la leva e questo è il secondo foro sul quale l'ho impostata io. Come vedete, il mille righe qui permetterebbe di spostare avanti e indietro il braccio, ma come vedete, quando si va a inserire la marcia, lo spazio che c'è tra il rinvio e il carter è pochissimo e quindi praticamente batte, anche perché dietro c'è il grosso dado del perno che quindi blocca e impedisce l'avanzamento di questa posizione. Io salgo in moto con uno stivale normale, vedete già quanto io faccio fatica per dover infilare il piede e tenerlo sotto la leva. Immaginatevi in piedi quanto complesso sia fare questa operazione. Vedete? Dove devo tenere avanzato il tacco e che cavolo di movimento devo fare per poter andare sotto la leva. Questo con un anfibio normale, quindi figuratevi con un anfibio e con uno stivale apposta per l'off-road. Per quanto riguarda il discorso del busto che ho fatto, anche sotto questo punto di vista, io devo stare molto 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 sporto in avanti perché il manubrio non è abbastanza alto, dovrebbe essere almeno qui, quindi almeno 5-8 cm più alto per me, per la mia posizione di guida. Sono alto 1,86 m, ragazzi, non sono uno stangone altissimo, ma diciamo che dovrei stare in questa posizione, quindi anche il manubrio dovrebbe essere più arretrato, quindi più verso me, in modo tale che io possa stare dritto con la posizione corretta di carico sulle pedane. Ok? Quindi anche da questo punto di vista la moto ha sicuramente una ottima posizione di guida, eccezionale per una moto di serie che esce così, voglio dire, pari alle KTM e alle altre moto dedicate al mondo dello sterrato, ma di sicuro avrà bisogno di una serie di adeguamenti e di miglioramenti per il mio uso specifico, per la mia altezza. Quindi in conclusione, cosa dire, ricapitolando un po' la situazione? Come ho detto, i difetti che io ho rilevato sono molteplici, ma sono molto molto piccoli, no? La moto ha questo problema della leva che si verifica specificatamente per il mio caso, per il mio piede di grandi dimensioni, per uno stivale per l'off-road, e non è detto che capiti a tutti. Su molti molti gruppi dove ho scritto tutti mi dicono no, io non ho questo problema, la moto è perfetta, la moto va benissimo. Al di là dei fanboy iper convinti della perfezione di una marca o di un modello, ma non hanno trovato in realtà quel problema perché le loro misure sono normali, e sicuramente le moto che escono in produzione sono fatte per persone normali e non certo per Marco Antonio di 1,86 m per 130 kg di peso con un 47 di piede e magari con qualche anche difficoltà motoria come me. Sicuramente io stresso molto le misure che sono state ingegnerizzate sulle moto che utilizzo, questo è certo, però giustamente do a tutti questo feedback para che altre persone con le mie misure possano capire se è la moto adatta. La moto è adatta perché permette di essere modificata, sicuramente se ci fosse un produttore che fa una leva specifica regolabile, oppure sostituendo per esempio le pedane come molti mi hanno consigliato, con delle pedane ribassate o delle pedane pivotanti che sono quelle che si inclinano, o applicando una piccola barra dietro la leva del cambio per allontanarla e quindi alzarla, già questo risolverà sicuramente il problema della leva. Per quanto riguarda la posizione di guida del busto, sicuramente montando dei riser, montando un avanzatore, l'arretratore come si chiama, per il manubrio, comprando un manubrio con la piega alta, inclinandolo e alzandolo, sicuramente vengo incontro alle mie specifiche esigenze, quindi di conseguenza regolando poi anche le leve. Questi aspetti sicuramente risolvono le mie esigenze. L'aspetto sulla frizione, per carità, è una sensazione che la frizione mi dà, come una sensazione che mi dà il tipo di shifter. Non sono cose specifiche, ma sono sensazioni generali che però comunque alla fine di tutto il percorso di sterrati che ho fatto
sono positivi e sono felicissimo della moto, e anzi continuerò a usarla perché la trovo veramente veramente incredibile. Sui lati positivi, come ho detto, ce ne sono tantissimi. Le sospensioni di livello veramente elevatissimo che mi hanno dimostrato sia su sterrato che su strada di poter andare veramente molto forte. Tutto il comparto elettronico che fa veramente paura, ragazzi. Le mappature sono incredibili, le regolazioni del motore e delle prestazioni sono pazzesche, degli speciali intervento dell'elettronica. L'ABS in modalità enduro sullo sterrato si è rivelata incredibile e mi ha dato una sicurezza e un feeling veramente 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 elevato. La moto è snella, è piccola, è abbastanza leggera, nonostante sia un po' pesante per questo tipo di moto, e quindi sicuramente non è una moto per andare a fare dell'off-road, dell'enduro più impegnativo, a meno che tu sia veramente un manico e non sia capace di portarla, questo è sicuro. Se vedete i video della gente che porta le Desert X in giro in modo atletico e molto molto frizzante, è evidente che sono dei gran manici per farlo. Quindi alla fine il complesso è sicuramente positivo, poi tutto questo non fa altro che alimentare, infogliare la mia voglia di comprare componenti speciali per le moto, customizzarla, renderla più adatta a me, renderla più perfettamente uscita sulle mie esigenze. Questo è un problema, ma detto ciò io sono felicissimo, l'esperienza sullo strato sta incredibile, quindi direi che continuiamo con questa esperienza, con i prossimi viaggi che andremo sicuramente a fare usando la Desert X, vedendo come si comporta e come cresce nell'utilizzo con le mie capacità che via via migliorano e crescono durante l'utilizzo. Quindi ragazzi, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, lasciate un like, scrivete un commento, venite su Instagram, su Facebook, e quindi direi che ci vediamo alla prossima. Ciao!